Buongiorno mondo, questa me l'aspettavate stamattina, eh? Benvenuti in questo nuovissimo e fantasmagorico vlog. Ok, niente, praticamente oggi vi do il buongiorno in questa maniera perché semplicemente sono state giornate piene, è passato Ferragosto e tutto e ho preso non si sa quanto sole, ragazzi, sono Bordeaux. E nonostante io non mi scotti, comunque ho la pelle che è proprio. Quindi stamattina abbiamo fatto una bella maschera, adesso faccio tutte le faccende di casa, me la lascio su così sta una mezz'oretta e mi ridà un sentore di. Mi rompe le palle che non ci arriva sulla puntina del naso che io ho Bordeaux. E così facciamo in modo che, insomma, ristabilisco un po' la mia pelle. Allora, oggi è un grande giorno. Scusate se parlo da non riesco a parlare. Oggi è un grande giorno perché mi vado a fare il tatuaggio. Quindi mi vado a finire la donna sul braccio e mi vado a fare la giarrettiera di fiori sulla gamba. Cioè, sono felicissima, nonostante sono veramente stanca perché ieri è stato Ferragosto e non ci siamo fermati un attimo, mare, 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 poi cena fuori, siamo tornati, mi sono addormentata veramente sul divano, così, sapete quando vi spegnete con tutto il vestito, trucco, gioielli, tutto, boom, mi sono buttata giù e Cristian mi ha detto no, dai, così è un casino, io 5 minuti per favore. Poi, dopo quei 5 minuti, mi sono tirata su e niente, praticamente mi sono sistemata. Però, ragazzi, veramente ero. Cioè, mi sono spenta. Mi succede poche volte di spegnermi proprio, boom, giù, così. E niente, praticamente oggi è appunto il giorno dopo Ferragosto. Mamma e Christian stanno facendo dei lavori di fuori. Io sto sistemando casa dentro perché è un casino, ovviamente, quando ci sono le feste, le cose, non è che stai a pensare a sistemare. Casa diventa un disastro, in realtà un po' già sistemato, ho già fatto il letto, sistemato, messo a posto quei 250 vestiti che riesco sempre a tirare fuori prima di vestirmi e di scegliere. Devo dare l'ultima pulita al bagno e poi faccio un attimo, preparo la cena per stasera perché altrimenti non avrò tempo, la seduta è comunque molto lunga, arriverò tardi come sempre, faccio i peperoni con le molliche perché comunque a casa mia vanno sempre alla grande, quindi peperoni grigliati che vi ho già fatto vedere quindi non sto a farvi rivedere. Pensavo appunto stasera a mozzarella, cotto e peperoni grigliati per Christian. Io posso anche mangiare solo i peperoni, che sono una delle mie droghe, anche se poi ogni notte quando mangi i peperoni c'è un regista dentro di me che fa dei film allucinanti. Vabbè, detto ciò, mi metto all'opera e dopodiché. Devo fare da pranzo per oggi, non lo so, adesso ci penso, ancora non ho studiato nulla. In compenso oggi ho acceso per la prima volta questa qui, ma ragazze è buonissima e soprattutto oltre a essere buona appunto quando l'hanno usate, è proprio buona nel senso che c'ha un'intensità pazzesca, si sente tantissimo, nonostante io la maschera addosso, quindi ho magari il profumo di maschera proprio sotto il naso, riesco a sentire la sua profumazione tantissimo. E l'ho accesa da pochissimo, vedete, cioè se non si è neanche sciolta ancora. Comunque, raga, io non vedo l'ora di decorare per l'autunno. Stanno proprio, sono presa bene. Mi sono messa un attimo, scusate l'aspetto, oggi ve lo devo proprio dire. Mi sono messa un attimo qua in postazione editing e praticamente niente, stavo sistemando una cosetta, insomma vi do uno scoop. Oggi quando io andrò a fare il tatuaggio, mamma viene giù e prende un appuntamento. Quindi ho contagiato anche mia madre che si farà un tatuaggio. Ma non vi dico quale perché lo scoprirete prossimamente nei prossimi vlog, probabilmente molto molto in là perché la mia tatuatrice è incinta, quindi avrà un periodo di stallo e poi, quindi penso verso febbraio così. Allora, è giunta l'ora di pranzo, non ho vloggato niente perché insomma sono andata abbastanza di fretta. Io mangerò questa con carciofini e pomodori. Che state a fare?
va voi? Stavamo cominciando un po'. Oh, Vero? e tu? Tu, Milo? Pure tu, vieni, Milo, vieni qui. Belli! Papà, tu che Sì? Mi mangi invece? mangio un po' di spaghetti, aglio olio, peperoncino, mi metto su che. La La vecchiaia vecchiaia! inizia a sentirsi. Comunque, spaghetti, aglio olio, peperoncino, molto facile, molto. Sì. Easy! Neanche tu, Milo, avete fatto colazione? Oh mamma mia, guarda che faccia che fa lei! Io niente Parte che che tu volevi mangio. scroccare la seconda colazione, Davvero? eh? Ti annoi? Doveva scorcare la Ti seconda? annoi? Ahia, Milo, fai male. O la verità fa male? Io sono brava, papà, guardami. Questa storia deve finire, Ma io sono eh? Sei una brava. birbante, sei. Ecco qua il mio piattino finito e questo è quello di Christian. Fatto il lavoraccio oggi, eh? Pulizie Estreme, estreme, sì. esterne. Però sei scuro, pure tu, mamma Sì, mia, ti devo sei dire. abbronzato un sacco. Veramente. Io parto piano, ma poi dopo, una volta che ho la base sotto, Accelero. sono diesel. Parto piano, ma No. dopo vado tutto sul recupero. Anch'io parto piano. Te rimani sempre nera come il carbò. L'anno dopo. Eccomi qua, sono pronta. Madonna, i riflessi ovunque. Qui. E ho messo questo. Tanto mi piace questo colore. Stupendo. Ho messo questi orecchini, canottierina. Questa è di Shein. Molto, molto trasparente. Nonostante questo reggiseno sia di questo colore, si vede tutto. Pantaloncino e cinta e ciabattina di jeans. Poi prenderò, vabbè, la borsa quella verde. Prendo anche una giacchetta sempre di jeans perché stasera comunque quando uscirò sarà fresco e perché là dentro, una volta finita lei, mi copro perché è fresco, c'è l'aria condizionata a palla. E niente, sto per partire, noi ci vediamo fra poco quando appunto sarò, dentro o fuori. Buongiorno. Che combini sopra il tavolo? Faccio il vaso di fiori oggi. Perché Perché sei sul tavolo? come puoi vedere a terra ci sono due draghi che cercano di... Drago 1. Drago 1, Milo. Milo. Drago Eccolo. 2 che mi arrampano su questa meraviglia appena fatta. Che non si vede, si vede? Non C'è benissimo. una pellicola adesiva. E qua sì, sono tutta incartata. Sembro, non lo so, mezza cipolla nel Mezzo freezer. cipollone nel frigo. E quindi niente. Buongiorno, ieri non ho ripreso più niente perché sono stata 7 ore dentro lo studio di tatuaggi. Pensavo di morire ieri sera quando sono arrivata dall'emicrania, perché a me fa sempre l'emicrania. Però sono molto felice. Adesso non so, qui non vedrete niente. Come fanno a vedere? Non vedono. Un po'. Forse se c'è una foto in giro ve la metto. E comunque poi nei vari video vedrete tutto. Invece questo, passami un po' che forse riesco. Questo eccolo, non so se lo vedete perché ci sono tutte queste micro bollicine che ha fatto, appunto, vedete, qui c'è una pellicola adesiva e fa tutto il giro della gamba, insomma, è tutto uguale. Qui mi sta facendo malissimo questa pellicola perché si arriccia. Comunque in teoria stasera la devo togliere, per fortuna. E basta. E quindi quali sono i programmi di oggi? Oggi smaltimento rifiuti.
smaltimento rifiuti, perché abbiamo svuotato un garage terrificante, vecchissimo. Pieno di robaccia. Di roba inutile che in tanti anni, non da noi, ci teniamo a sottolineare, perché no, no, esatto. Noi siamo proprio quelli che buttano vittime. Via. Sì, e buttiamo via pure tra poco la roba buona, invece no, lì è proprio una questione di secoli di anni, e generazioni che hanno accumulato. Comunque... viene appunto il padre di Christian, che mi aiuta un po' a portare via le cose. E dopo pranzo andiamo? Io devo andare, io però devo passare al Conad, perché ho finito il mio fantastico latte di cocco. Vabbè. Quindi un attimo, un salto lo facciamo lì. Sì, non so se faremo la solita combo, lo spin Conad, lo vediamo. Non so se forse è utile fare proprio un po' di spesa, perché... Esatto. Perché il mio progetto smaltimento sta andando molto bene, solo che appunto non c'è più niente. Hai smaltito anche tu il frigo. E va bene. A fra poco. A dopo. In tutto ciò, ieri mi è arrivato il corriere e mi ha portato un mega pacco con un mega aspirapolvere, lavapavimenti, eccetera, eccetera, del quale vi dovrò fare appunto la recensione. Secondo me è una figata adesso, recensione a parte... Credo sia un buon aspirapolvere, un buon... che poi non è solo aspirapolvere, chiacchiera pure, pensa un po', mi farà pure compagnia, giusto? Vero. Ed oggi tocca a lei, dai che ce la puoi fare, ho preso l'accendigas che non va. Ma Kristen, perché abbiamo ancora questo accendigas? Perché mi piacciono le cose così, un po' vintage, un po'... Che non è vintage, è rotto. È appunto, è sempre quella cosa che dici, cioè, capite? Si accenderà o esploderà? Ma porca puttana, che... Comunque il cestino di Temu io l'ho messo sotto questa candela e secondo me questo è quello piccolino, secondo me ci sta una bomba. Beh, togliamo il tappo, ditemi che non è bellissimo. Qua c'è la pianta sempre con il porta vaso in vimini, credo, adesso non so che cosa sia, in fibra di qualcosa. Ci sta benissimo. Mentre l'altro è lì, sotto la pianta, sopra la scrivania. E niente, ragazzi e ragazze, stavo montando il video, visto che con il minutaggio ci siamo, quindi questo video termina qua. Io vi mando un grosso bacio. Rumori sospetti, stanno lavorando di fuori. E vi mando un grosso bacio. E noi ci vediamo ovviamente domani col prossimo video. Ciao! Forse ci vediamo domani, forse.